Ancora una sconfitta, la terza in campionato e la seconda consecutiva per la Castrum Favara, che cede l'intera posta della quinta giornata del campionato nazionale di Serie D alla Vibonese. Ai ragazzi di Mister Infantino non sono bastati l'impegno e la voglia di riscatto dopo l'immeritata sconfitta di Licata. Troppo leggero il loro peso in avanti, pochissime le azioni di gol imbastite ed alla fine hanno dovuto cedere l'intera posta alla Vibonese ed incassare anche il disappunto di alcuni tifosi delusi dalla loro prestazione. Un pareggio forse sarebbe stato il risultato più giusto, ma i Calabri ci hanno creduto fino alla fine e dopo un primo tempo di chiara marca favarese si sono aggiudicati l'incontro. 2-1 il risultato finale, grazie alla doppietta di Cardinale. Per il Favara c'è stato l'Eurogol di Palermo che aveva alimentato le speranze di riagguantare il risultato. La Vibonese, soprattutto nel secondo tempo, ha sfruttato in pieno le occasioni che è riuscita a creare, mentre la compagine favarese non ha concretizzato le sue occasioni, poche per la verità, avute con Vaccaro, Lapiana e Avanzato. Non certo incisive per impensierire la difesa calabra. Castrum Favara che perde anche Cannino e Avanzato per infortunio, che vanno ad aggiungersi agli altri infortunati, Mirabelli e Baglione, e allo squalificato Romero. Assenze pesantissime in vista del prosieguo del campionato che appare adesso tutto in ripida salita. Ma ecco le interviste di fine gara. Abbiamo prodotto tanto, è un peccato perché la squadra si è espressa in modo importante, sapevamo che non potevamo sbagliare nulla contro una squadra che rispetto a noi ha altri obiettivi, è stata costruita per altri obiettivi, stiamo facendo la partita perfetta, credo che abbiamo avuto predominio territoriale, abbiamo attaccato, l'abbiamo tenuto sempre lontani, abbiamo fatto l'errore del primo, mettere la palla fuori, l'arbitro magari non ci ha fischiato a favore del nostro difensore, però hanno cercato di fare una partita importante, l'hanno fatta, dispiace perché ogni partita noi perdiamo un difensore, ne abbiamo persi due oggi. Credo che ai ragazzi non posso rimproverare nulla, hanno dato tutto quello che avevano, sicuramente abbiamo prodotto tanto e abbiamo concluso poco. Sotto questo aspetto, questo magari c'è tanto da fare, ma lo sapevamo anche da affrontare una squadra che è importante, e, come ho detto prima, non si poteva sbagliare nulla. Il secondo gol è stato. Abbiamo messo l'attaccante sugli esterni per cercare il pareggio, hanno fatto il 2-1, poi c'è stato l'Eurogol di Palermo che ci ha dato una speranza negli ultimi minuti. Abbiamo messo tutti gli attaccanti che avevamo a disposizione, però non ci siamo riusciti. Però io quando dico ai ragazzi dobbiamo dare tutto, dobbiamo uscire sempre dal campo con la maglia sudata, a testa alta, non ci dobbiamo vergognare di nulla. Perché questa parola a me non piace, perché vergognatevi non è una parola che rispecchia questo gruppo, non ha mai rubato nulla a nessuno, abbiamo fatto sempre il nostro mestiere e continueremo a farlo perché noi crediamo in questo gruppo e crediamo nel nostro obiettivo che è la salvezza. Se qualcuno si è messo qualcosa in testa, che è un campionato sofferto, un campionato difficile, un campionato che ogni domenica ci sarà da soffrire, ci sarà da lottare. Che cos'è che non è andato in campo oggi? Io credo che il problema diventa adesso la paura di giocare la palla, riusciamo a esprimere il miglior gioco quando mettiamo palla a terra, se giochiamo con queste palle lunghe, visto le caratteristiche tecniche della squadra, andiamo in difficoltà. Una difficoltà che è soprattutto in avanti nell'arrivare in rete. Sì, abbiamo due attaccanti che sono arrivati un po' in ritardo di preparazione, infatti nel secondo tempo quando il mister gli ha dato quei minuti che ci hanno legato, si è riusciti ad arrivare a fare qualcosa di
pericoloso, ma niente di più perché devo essere sincero, non abbiamo mai tirato in porta. È soltanto la quinta partita di campionato, sicuramente nulla è compromesso. No, non è compromesso niente, però è giusto che fare delle riflessioni perché non si può continuare in questo senso perché dobbiamo costruire la nostra salvezza soprattutto in casa, considerando pure le squadre che ci sono, che verranno qui, bisogna capire se dobbiamo intervenire su qualcosa o dobbiamo continuare su questa scia. E tuo il bel gol della Favara non è bastato, peccato. Eh sì, purtroppo è andata così, per ora è un periodo dove ogni errore lo paghiamo, quindi dobbiamo stare sicuramente più attenti, ma penso che dobbiamo continuare in questo modo, dobbiamo continuare ad allenarci e magari ci girerà bene. Sicuramente la partita vista dalla tribuna è diversa da chi la vede e da chi la vive in campo. Che partita hai vissuto? Diciamo che secondo me sia Licata, sia Cireale, sia questa partita stiamo facendo delle belle prestazioni, però a parer mio stiamo raccogliendo troppi pochi punti. Mister, 3 punti conquistati a Favara sarà un bel ritorno in terra calabra. Sì, sono d'accordo, ma 3 punti conquistati con grande sofferenza. Faccio i complimenti alla mia squadra. Avevamo preparato una partita e ne abbiamo trovata un'altra. Venire qui a Favara e giocare contro il Favara non è facile, è una squadra che attacca con tanti giocatori, che allunga la squadra, devi stare dentro nella partita. E il primo tempo, sinceramente, anche se abbiamo avuto forse due o tre situazioni per poter magari creare più problemi al Favara, non siamo stati troppo puliti nelle conclusioni. E poi il secondo tempo, con qualche spazio in più, la partita è cambiata. È cambiata in vostro favore, un po' più incisivi, Favara forse un po', non dico sprecona, ma a un passo dalla rete. Sì, però il Favara al primo tempo penso che abbia speso molto. Ha speso molto ed è chiaro che magari alla lunga tu questo lo possa pagare, possa concedere qualche spazio. Noi siamo stati bravi a soffrire in questa situazione qui e poi abbiamo avuto quelle due ripartenze dove siamo riusciti a sbloccare la partita, ma poi ahimè con un tiro in porta da 20 metri, un gran gol, siamo di nuovo andati in sofferenza. Devo essere sincero, poi non ho visto grosse parate, a parte qualche cross da parte del Favara. Grosse parate da parte degli pronti.